Siamo tornati al Baldassarre Sinopoli, siamo sulla tribuna dedicata, intitolata al Michelino, al grande Michelino, ricordiamolo sempre. Siamo con il presidente della città di Soverato, il dottor Raffaele Mancini. È tornato il calcio qui a Soverato, è tornato almeno la prima categoria, l'anno scorso si è fatta la terza, però dopo un po' di tempo finalmente si può parlare anche a Soverato di nuovo di sport e di calcio in particolare. Grazie presidente, dovremmo dire. No, è una cosa a cui ci tenevo particolarmente, anche perché questa tribuna intitolata Michelino de Pace doveva rivivere. Secondo me il calcio a Soverato deve tornare, abbiamo fatto grandi sforzi, abbiamo fatto anche una joint venture col Badolato per dare una squadra competitiva. Diciamo che per il momento l'inizio è abbastanza soddisfacente in termini di punti, abbiamo fatto 6 punti in 2 partite, dunque siamo a punteggio pieno, però c'è sicuramente ancora molto da lavorare, la squadra può migliorare e può essere migliorata. Ecco, ho visto che c'è una buona presenza di pubblico, per fortuna, Soverato mancava da questo punto di vista, però ci sono ovviamente anche i badolatesi che vengono ad aiutare e quindi possiamo davvero parlare di un incontro, questo è importante, tra Badolato e Soverato, non dimenticando anche il titolo del Gasperina. Questa è una cosa bellissima, purtroppo per un mese giocheremo a Badolato perché ci saranno c'è un rifacimento del campo, l'amministrazione comunale si è data molto da fare, dunque la ringraziamo, perché un buon campo di gioco potrebbe anche permettere a Soverato di ospitare squadre di categoria superiore per gli allenamenti, come tanti anni fa quando il Catanzaro in Serie A si allenavano le squadre di Serie A Soverato. È giusto che ritorni il calcio Soverato da tutti i punti di vista. La prima categoria può essere un buon inizio, un momento identitario della città, perché non può stare una squadra di calcio senza una città senza una squadra di calcio. Cosa ti ha spinto, Raffaele, a riprendere questo ruolo anche importante, diciamo impegnativo per lo sport e per la città? Due cose, innanzitutto io sono legatissimo a Soverato, voi lo sapete, sono stato sindaco per 10 anni e l'ho fatto senza interessi personali, anzi rimettendoci qualcosa, per cui questa è poi la seconda, il mio grande amore per lo sport. E a te, da quanti anni facciamo insieme questo Soverato? Qualche annetto. In fondo io sono tra quelli che ha portato in promozione il Soverato e ho fatto vincere la Coppa Italia insieme agli altri dirigenti dilettanti al Soverato. Beh, almeno vorrei riportarla là dove l'ho lasciata e poi si vedrà, quello spazio sicuramente ad imprenditori, a gente in più. Ecco, avremo tempo di parlare dal punto di vista tecnico, ma ti soddisfa questa squadra? C'è bisogno di qualche rinforzo oppure cosa consiglierai, se vuoi consigliare qualcosa? Che oggi ha giocato un buon primo tempo mettendo la palla al terra, perché contro vento, e ha dimostrato di saper giocare a terra. Nel secondo tempo non ha sfruttato il vento a favore, non ha manco sfruttato la superiorità numerica, per cui non è stato un grande secondo tempo, però è una squadra giovane da amalgamare, ci stanno ragazzi che giocavano in terza categoria, ragazzi che giocavano con Badolato e ragazzi nuovi, per cui sicuramente dovrebbe migliorare l'amalgama, però nonostante ciò abbiamo avuto nel secondo tempo anche più occasioni per vincere, anche nel primo tempo l'arbitro ha firmato un'azione non dando la regola del vantaggio e Melissari era solo davanti al portiere, dunque avrebbe potuto fare il terzo gol e chiudere la partita. Cioè, diciamo che però non abbiamo manco rischiato molto, per cui tutto sommato una vittoria meritata. Ecco, allora noi ricordiamolo, siamo quindi, dicevamo, al Baldassarre Sinopoli, la vittoria per 2-1 della città di Soverato sulla Promosport, i 2 gol di Riei nel primo tempo e di Condito, e poi nel secondo tempo, anche sempre nel primo tempo, ha segnato Tarzi. Quindi 2 partite per il momento, 2 vittorie per il Soverato, perché nella prima giornata ha riposato, un buon inizio di campionato.